telecamere e l'inferriata, rafforzare tutti quanti i serramenti. Poi avevo un bel Rottweiler, ho preso un cane più piccolo e lo tengo dentro casa. Ho dovuto prendere un'arma, sono sempre stato contrario alle armi e alla fine ho dovuto ricorrere anche a quella per crearmi una certa sicurezza. Lorenzo Danieli vive a Zero Branco, in provincia di Treviso. Per 27 volte i ladri hanno provato a entrargli in casa. Ora vive barricato. La pistola la tiene nella sua camera bunker, vicino alle telecamere accese anche di notte. Abbiamo noi bisogno di in qualche maniera armarci e fronteggiare queste situazioni, che non dovrebbe essere così, dovrebbe essere il governo a intervenire e porre un rimedio. Quello di Danieli è un caso limite, ma in Veneto i furti in casa sono all'ordine del giorno. A Padova residenti e commercianti sono esasperati. Incontriamo la proprietaria di un bar colpito di nuovo dai ladri pochi giorni fa, 27 volte in 25 anni. Non vuole le telecamere, ma non nasconde la sua rabbia. Quasi tutti abbiamo avuto un'esperienza come minimo, sì, se non ne posso più. Io per 3 mesi avevo paura di andare a casa la sera. No, non si può più vivere. Se io ho un'arma, io gli sparo, li ammazzo. È sempre il solito, quello è il problema. Adesso. È la quarta volta che viene questo ladro da noi, fa il buco ma non riesce a rubare niente, fa solo danni. Sto chiedendo veramente che qualcuno mi dia una mano.